Situazione Covid, sono sei le regioni e province autonome con un valore dell'indice di trasmissibilità RT puntuale superiore a 1 questa settimana e il valore più alto si registra proprio da noi in Abruzzo con un RQT pari a 1,21. Lo rileva la bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute all'esame della cabina di regia. Ma cosa vuol dire questo? Lo abbiamo chiesto al direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio Damario. L'RT esprime, diciamo, la velocità con la quale le persone vengono contagiate e diventano sintomatiche. È diciamo, un campanello d'allarme, ma non è più oggetto di valutazione ai fini di un'attribuzione di fascia. Quello che conta in questo momento è l'incidenza dei casi per settimana. L'incidenza deve essere inferiore, per rimanere ancora in fascia bianca, inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti. Naturalmente questo significa che anche se noi siamo ancora molto al di sotto dei 50 casi per 100.000 abitanti, di fare una grande attenzione e, se necessario, elaborare strategie per circoscrivere in modo veloce e tempestivo alcuni focolai che potrebbero portare a un aumento dei casi e quindi a superare questo indice che potrebbe farci attribuire altre fasce di rischio. Direttore, per concludere, c'è il rischio della zona gialla? Ma guardi, diciamo che noi abbiamo sempre lavorato in prevenzione e quindi io preferisco, piuttosto che fare una zona gialla, di fare delle zone rosse molto chirurgiche, molto settoriali, nelle aree che lo meritano. Non si può, diciamo, penalizzare tutti. La regione Abruzzo, così come nelle altre regioni, sta avendo un aumento di casi. Noi sappiamo che questi casi sono casi prevalentemente di giovani. Quindi di ragazzi che non hanno patologie complesse, che vengono purtroppo attraverso il momento di maggiori interazioni, prendono il contagio e quindi stanno aumentando la percentuale. Stiamo riunendo il tavolo sia a livello ministeriale sia della Commissione Salute per richiedere espressamente all'unanimità di tutte le regioni che, come indicatore, non bisogna prendere solo ed esclusivamente quello che è il numero del positivi, ma soprattutto considerare l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva, cosa realtà nella nostra regione che in effetti oggi non abbiamo posti occupati.